impegno da parte dell'Ateneo. Ahimè, i laureati non potranno vedere, però chi si iscrive avrà delle aule sicuramente più belle e più interessanti. Questo è per ringraziare tutti, ringraziare la città, ringraziare i docenti, ringraziare gli studenti, perché questa manifestazione che abbiamo fatto il 21 marzo, che ha portato più di 5.000 persone a passeggio con noi per dichiarare l'importanza della cultura e della cultura universitaria come fattore di crescita, io devo ringraziare tutti, perché se non fossimo stati così tanti non avremmo avuto la possibilità di giocarci delle carte a livello di ministero, perché noi non andiamo a pietire nulla, non andiamo a elemosinare nulla, vogliamo essere valutati e giudicati, ma con degli indicatori giusti, corretti, etici, non con degli indicatori che sono irraggiungibili, perché allora noi a quel gioco non giochiamo, lo abbiamo già fatto capire e lo faremo capire. E perciò questo è stato un momento importante. Questi sono i nostri indicatori, vuol dire che cosa sono? E uno per noi è fondamentale avere queste percentuali, perché sono quelle che ci permettono di continuare ad esistere e a crescere nonostante gli indicatori assurdi che abbiamo come valutazione. Questo è per dire che l'università a Cagliari si sta un po' colorando di rosa, ok? Un po' molto, colorando di rosa. Mi sembra giusto così, un po' perché c'è un rettore donna, ma un po' perché secondo me è una situazione legata al fatto che il cosiddetto sesso debole, il genere femminile, scusate se lo dico, ma ha bisogno di continui rinforzi di autostima per continuare a insistere nel percorso della formazione e della realizzazione delle proprie aspirazioni. Per cui, ragazze, non mollate e dimostriamo quello che sappiamo fare e come lo sappiamo fare, con tranquillità, serenità e decisione. E a quel punto, scusate se vado un po' oltre, ma questo anche il discorso della violenza sulle donne, che è qualcosa che ci preoccupa. Allora, cos'è importante? È importante pensare che il compagno è importante che ci sia, e ci mancherebbe altro, ma deve essere valido, altrimenti ragazzi se ne può fare meno e aspettiamo il prossimo. Per cui mi raccomando, scusate, ma avete pazienza, ma è giusto dirlo. Questo è quello che l'università vuole fare, cerca di fare, e cercherà di migliorare sempre, diciamo, nel proprio percorso di crescita. Ed è importante sapere che quello che noi vogliamo fare è questo, la funzione di educare il pensiero critico. Spero, sono convinta, che i nostri laureati saranno dei cittadini consapevoli, conti e consapevoli, di sapere come e dove andarsi a informare quando verrà chiesto loro di prendere una decisione, ok? Le decisioni fatte in maniera irrazionale, fatte in maniera inconsapevole, sono sempre dannose per il singolo e per l'insieme, ok? E noi siamo convinti che questo con l'università non succede, e ancora più convinti che con i nostri laureati non succede. Questi sono gli indicatori un po' di quello che è il piano strategico, che per la prima volta le linee strategiche noi stiamo portando avanti, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione li hanno approvate ieri e l'altro ieri, ed è una base e un inizio di percorso che facciamo, e quando qua mettiamo, vedete, ricerca di base o fondamentale, perché la ricerca è solo di base lì, perché quella è il fondamento di quello che poi diventa una buona didattica e di quella che diventa la ricerca applicata al territorio, che può diventare una startup, che può diventare un'attività professionale. Però è importante che tutti siamo consapevoli che se non facciamo questa non esisterà neanche questo, non c'è niente da fare, sono due cose intimamente legate. In questo momento noi abbiamo un governo che pensa solo a questo aspetto e sbaglia alla grande. Stiamo cercando di farlo capire,
riusciremo, altri governi ci hanno già pensato, e vi dico che sono fior fiore di multinazionali nel mondo che stanno facendo e finanziando ricerca di base, perché si sta asciugando tutta la realtà della ricerca di base, che è quel qualcosa che poi foraggia la ricerca applicata. Noi a Cagliari non ci siamo mai distratti da questo, e continueremo a non distrarci, perché è fondamentale. E i ragazzi, le loro tesi di laurea, le tesi di dottorato, hanno a che fare spesso e volentieri con questa attività, e noi siamo molto contenti e orgogliosi di questo. Questo è un po' quello che l'Università di Spiccale dovrà fare nel tempo, e cioè anche questo ha a che fare con questo tempo, finché io sono rettore almeno, e cioè parlare di identità e innovazione. Perché siamo in una realtà, no? L'Università di Studi Cagliari, la regione Sardegna, che è una realtà importante. E l'identità va rafforzata con la ricerca, con gli studi umanistici, scientifici, tecnologici. Un'identità che non è solo linguaggio o lingua, ma che è tutto un insieme di luoghi, di persone, di storia, di ambienti. E perché dico questo? Perché l'identità più si rafforza, più noi siamo convinti delle nostre radici, più siamo tranquilli che nessuno ce ne porta via. E allora siamo più aperti verso chi è diverso di noi, da noi, come religione, come etnia. Non c'è la paura, ma se vengono succede che? No, perché l'identità la studi, la porta avanti, la vivi, la costruisci, e a questo punto sei più sicuro, sia dell'essere cittadino europeo, sia dell'aprirsi verso, per esempio, i paesi del Nord Africa. Noi siamo molto convinti di questo, e siamo convinti che questa è la base per poterci per poter influire sul territorio. Ho quasi finito, questa è una responsabilità sociale che l'università e la neocalialità lo sente in modo particolare, e vi ho sottolineato alcune delle cose che vogliamo portare avanti, sempre legate alla tolleranza, sempre legate all'interazione, sempre legate al dialogo, sempre legati alla crescita insieme. E ovviamente tinto di rosa anche qui, lo stereotipo di genere, per cui matematica, chimica, c'erano solo prevalentemente maschili. Noi vogliamo togliere questa anomalia e aiutare le nostre studentesse ad avere un livello di conoscenza più alto possibile. Non è che gli studenti, i ragazzi, se non si sentono esclusi, assolutamente, però è semplicemente una... Velocemente vi faccio vedere come i dati ISTAT per quanto riguarda Cagliari, materiale a 5 anni, sono un livello di occupazione che comunque, tenete presente che questi sono i dati italiani, e noi siamo in linea. Devo dire, stiamo migliorando e miglioreremo ulteriormente, per cui un segnale di ottimismo per voi, legato al fatto che, vedete, questo è il tasso di occupazione. Ovviamente i laureati si occupano molto di più e molto più facilmente dei non laureati, e il tasso di disoccupazione, scusate, dei laureati è molto basso. E mi dispiace che spesso e volentieri organi di stampa e altre realtà facciano credere qualcosa che non è vero, e per cui inducano scelte diverse. Questo è il tasso di occupazione per il titolo di studi, per cui lo vedete. Qui era interessante il fatto che, scusate, un pochino devo fare anche, l'Università degli Studi di Cagliari da sola è meglio delle isole insieme, per cui siamo più grandi, non ci sono, se questo volevo dire, non ci sono, riusciamo ad oggi ad essere più grandi. Ecco, il campanilismo ci vuole, no? Se no, dice, ma tu parteggi? Sì. Ma tu fai? Sì. Non è che posso dire, che no, no, non mi preoccupare. Quando mi dicono così non credeteci. No, è importante perché siamo più alti anche del sud. Siamo più alti di tutte le regioni del sud. Perciò stiamo lavorando bene. Possiamo lavorare meglio e lo faremo. Però stiamo lavorando bene. E questo è un segnale così che volevo darvi, e anche questo perché lo vedete, i laureati comunque, e qui c'è, vedete che stiamo ripartendo, per cui dovete trovare le vostre modalità, i vostri master, le vostre abilità, inventarvi dei mestieri nuovi,
e fare volare la fantasia. Questo è il dato dell'Università di Cagliari come ascensore sociale. Noi abbiamo una percentuale di ragazzi che si laureano e che hanno dei genitori che, hanno, che non sono laureati, e tanti genitori che non sono laureati, è una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale. Noi siamo contenti di questo, perché vuol dire che quei genitori, quelle famiglie stanno credendo nel fatto che la laurea possa dare un futuro migliore ai loro figli. Vi ringraziamo per questo, perché è giusto che sia così. I miei genitori hanno fatto così con me e mi fa piacere che siano altri genitori che fanno così con i loro figli e vanno sostenuti per questo, e io li ringrazio come rettore dell'Università di Cagliari a nome di tutti i ragazzi, perché è importante che lo facciano. E questa è l'ultima, abbiamo perso un grande, Umberto Eco, e lui tra le tante cose che ha detto, chi non legge, a 70 anni aveva vissuto una sola vita, la propria. Chi legge aveva vissuto 5.000 anni, c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità all'indietro. È una così, ragazzi, non smettete di leggere e non smettete di studiare, anche perché, questo lo dico come vantaggio secondario, ci sono ormai fiori di studi che dicono che la demenza non arriva se studiate, non se leggete, se studiate. Per cui è importante questo. Io vi ringrazio, ho finito e vi do il benvenuto alla premiazione che adesso inizieremo insieme alla professoressa Canucci, che è la nostra prorettore di internazionalizzazione, il professor Puzzu, che è il nostro, faccio anche presentato io, il professor Puzzu, che è il nostro prorettore alla didattica, e il professor Ciardo, che immaginate, è il prorettore a cui ho chiesto una cosa impossibile, quello di semplificare tutti gli atti amministrativi possibili e immaginabili. Beh, ci sta anche riuscendo, insieme al gruppo amministrativo, al direttore generale, che in genere c'è, ma adesso non lo vedo, insieme a tutto l'insieme dello staff amministrativo di questo ateneo.